Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi vi parlo di un progetto spettacolare. Quando mi hanno detto Marco, perché non vieni a provarla, a raccontarla, ho subito accettato, mi si sono illuminati gli occhi perché è un progetto così, secondo me, straordinario. Andiamo a vederlo insieme. Guardate ragazzi, che spettacolo! Ecco ragazzi, siamo qua in presenza di Gianni, il proprietario della carrozzeria De Matteis, insieme al suo grandissimo progetto, una figata pazzesca ragazzi. Hanno voluto fare una Panda 4x4 su meccanica Abarth e non solo. E vi lascio la parola a lui che sicuramente vi può spiegare, introdurre quella che è la passione e l'idea che ci sta dietro a questo spettacolare progetto. Beh, non bisogna mai smettere di giocare, quindi questo è venuto da un'idea di un gioco, di come passare l'inverno, di avere una macchina performante e quale miglior base che non la Panda. La Panda è riconosciuta universalmente una macchina dove ha un seguito di appassionati eccezionale e noi davanti a una birra ci siamo inventati di farla molto più performante di quello che Fiat ha fatto. Quindi abbiamo una Panda con 200 cavalli circa, 4 ruote motrici, differenziali autobloccanti e da qua è venuto un gioco eccezionale. Sì, è assolutamente incredibile. Poi dopo la descriviamo a livello meccanico, però ragazzi è un progetto secondo me immenso, cioè sicuramente ci sono state tantissime, immagino che ci sono state tantissime ore di sviluppo e di Ci lavoro. sono state tantissime ore, ma ho avuto la fortuna di conoscere un fuoriclasse di Ok. Abarth, dove ci ha tagliato un sacco di tempi perché lui sapeva già tutto, sapeva già dove dovevamo andare a parare e quindi abbiamo tagliato tantissimo i problemi. Siamo arrivati ad avere una macchina performante con pochissimi step di nuove modifiche, quindi lui sapeva già dove doveva arrivare. Roberto Zampieri ha fatto un lavoro eccezionale e la macchina ha funzionato bene dalla prima uscita. Questa cosa qua è nata dalla noia del lockdown, Certo. perché nel lockdown dicevo: cosa facciamo? Cosa facciamo? Non possiamo fare niente. Sono andato a vedere una gara a pragelato sul ghiaccio che era a porte chiuse e ho visto queste macchine. Allora ho cominciato a informarmi quanti cavalli avevano, che performance avevano. Ho detto: ma la possiamo fare una macchina in quello stile? Ho trovato la persona giusta, siamo andati subito d'accordo. E ci siamo inventati questa cosa qua. Io gasavo lui gasava me, abbiamo preso una scocca e l'abbiamo costruita. È stato divertentissimo. E perché mi hai detto che poi anche tutto a livello di carrozzeria l'hai realizzato praticamente te nella tua ditta? Beh, io poi ho la fortuna di avere una carrozzeria e quindi voglio dire, le ore è chiaro che si sono un po' perse. Io con i miei ragazzi ci siamo messi lì e abbiamo ricostruito anche dove c'è da fare delle modifiche, anche dove c'è da fare dei fazzoletti per alloggiare i cerchi da 15 chiodati che hanno un diametro molto più grande e quindi farli stare dentro il passaruota non è così scontato per una Certamente. Panda. Abbiamo costruito un Frankenstein con i pezzi da una parte e dall'altra e un po' di modifiche che, grazie a Dio, con la nostra carrozzeria abbiamo potuto fare. Vabbè ragazzi, avete ascoltato la passione che ci sta dietro al progetto che ha voluto realizzare Gianni. Adesso non manca altro che provarla, vedere effettivamente qual è stato l'intervento sulla meccanica e tutte le componenti. C'è anche qua il nostro grandissimo amico Daniele che mi ha accompagnato, che avete già visto quando ha cambiato l'assetto. E ragazzi, non resta altro che accenderla e andare a vedere come va. Cosa ne dici, Dani? Sei carico? Ci vuole più gente così nel mondo. Eccoci ragazzi alla guida, adesso guida Gianni che ci porta qua sopra un po' le colline di Sanremo. Andiamo a fare benzina e poi cerchiamo di capire quella che è la meccanica della vettura e cerchiamo di capire qual è il suo andamento, ma già da qua si sente che è qualcosa di veramente unico. Adesso considera che abbiamo un assetto
scarica 4x4 è straordinaria. No, c'è Daniele dietro che è godimento puro, godimento senza parole puro. Ragazzi, è senza tre persone in salita, è davvero fenomenale. Come scarica la coppia, una. Ragazzi, che bomba. Ma cosa su cosa ci hai portato oggi? Ma su che macchina ci hai portato? È impressionante. Bisogna giocare. Come va sta macchina, ragazzi? È impressionante. Non voglio essere banale nel classico dove si dice cavolo quanto va questa macchina, ma non sembra neanche di essere su una Panda. Cioè, siamo su una Panda. Ma va fortissimo. Poi si sente il posteriore che inizia a partire, ma poi con la 4x4 un controllo straordinario, oltre al grandissimo manico di Gianni, che si vede che ha fatto veramente tanti rally, tanta esperienza di guida lungo gli anni. Lei schiaccia e parte diretto, cioè non hai l'attrito delle gomme, cioè sì, senti, sì, non proprio battine, che non è come le nostre spinge, che inizia a battere. Certo, sicuramente. Ha una trazione incredibile, ragazzi, è qualcosa di veramente straordinario. Ragazzi, è straordinaria. Io in questo momento riesco a dirvi solo questo: è straordinaria. Cioè, che cosa ci hai tirato fuori qua? Cioè, forte, che mostro hai tirato fuori? Dai, siete venuti, avete fatto un po' di chilometri, ma almeno è stato divertente. No? Bellissimo, spettacolare. Poi, guarda che posto che abbiamo. Adesso vi faccio vedere, ragazzi, che vista che abbiamo da qua su. Lì, ragazzi, c'è il supermezzo. E guardate che vista e che posto spettacolare. Da innamorarsi. Mamma mia, ragazzi, che bomba. Adesso, ragazzi, dopo un tratto che abbiamo fatto insieme a Gianni, dove ci ha fatto vedere la reale potenzialità di questa macchina e chissà cosa può fare con delle gomme semi-slick, stavamo pensando con delle semi-slick, con l'assetto quando sarà tutto ribassato e soprattutto chissà sul ghiaccio con le chiodate come può andare, andiamo a analizzarla sotto un punto di vista tecnico. Allora, la base, come è già stato detto, è una Panda 1200 da 60 cavalli 4x4, dove è stato swappato il 1400 T-Jet da biposto, ovviamente Super TVF, e è stato portato con una gara 4C46 a circa 200-210 cavalli. E ragazzi, da paura, va veramente molto forte, molto più forte di quanto potessi pensare. Come potete vedere, ovviamente monta un assetto dedicato, dovrebbe essere un B14 a ghiera. In questo momento è stato tenuto comunque con un'altezza abbastanza alta per prepararla in vista ai piccoli eventi sul ghiaccio, dove poi andremo a fine mese. Allora, sono stati montati poi dei bellissimi cerchio Z da 16 insieme all'impianto frenante Bosch dell'Abarth. Mi ha detto che non ha andato a montare un impianto frenante più grande, perché quando comunque monta le chiodate per andare a girare sul ghiaccio vengono montati dei cerchi da 15, quindi non ci sarebbe stato spazio e misura per poter montare ovviamente dei freni maggiorati. Come possiamo vedere, ci sono dei fari completamente customizzati per questa macchina e la carrozzeria è stata completamente gestita da Gianni e dal suo team, con questo spettacolare nero unito a un wrap con livrea cromato. Guardate che bella, ragazzi, è impressionante. Dal vivo vi posso garantire che l'impressione è molto molto più accentuata. L'avevo vista in foto, ovviamente, perché Gianni, per quando mi ha presentato il progetto, me l'ha fatta vedere prima in foto, nei piccoli video, vi dava un effetto. Dal vivo ha un carattere incredibile, un'ignoranza che purtroppo nelle macchine, soprattutto moderne, al giorno d'oggi manca, e vedere questi progetti mi riempie di una gioia immensa e spero di potervela far vedere anche a voi, sia la passione di Gianni nel costruirla, nel portarla e ovviamente nel farvela vedere, e nella passione che io posso avere nel salirci, l'emozione nel vedere effettivamente come va questa macchina. Poi, a livello di ciclistica, oltre all'assetto è stato montato anche anteriormente un autobloccante Prina,
che secondo me è di altissima qualità, l'avevo già provata su un'altra 595 e il comportamento è spettacolare del Prina. Poi sono stati anche modificati i tiranti, sono state fatte degli accorgimenti per renderlo ovviamente il più performante possibile, specialmente sul ghiaccio, dove diciamo che bisogna avere delle accortezze un po' particolari. È stato fatto anche un lavoro per irrobustire, perché naturalmente da 60 cavalli a oltre 200 ci sono dei problemi di rotture, quindi è stata progettata per funzionare, per essere robusta con 200 cavalli e per essere maltrattata, non per essere usata come una ballerina. Questa si può andare giù a dare del gas, c'è anche lo stacco elettronico del freno a mano in modo per poter fare le inversioni e staccare i quattro motrici quando si tira il freno a mano e poi dare gas e driftare. Naturalmente con il grip che abbiamo sull'asfalto asciutto non è possibile con i cavalli che abbiamo, ma già sull'asfalto bagnato è una cosa possibile. Adesso ragazzi andiamo a vederla internamente. Come possiamo vedere c'è la presenza di un volante a calice, un pomello Abarth e da come ho visto l'escursione sicuramente comunque c'è uno show shifter dedicato. Qua ci sono questi sedili e c'è una cosa figa che ovviamente da qua non possiamo vedere. Oltre alla pedaleria Abarth è stata montata anche una frizione rinforzata in rame, che ovviamente era necessaria perché quella originale della Panda direi che non avrebbe mai tenuto tutta questa cavalleria. Beh ragazzi, ormai abbiamo analizzato comunque la macchina, abbiamo dato un'infarinatura generale su quella che è la meccanica, ovviamente non entrando comunque nei dettagli, ma vi posso garantire che ha un progetto veramente molto esclusivo. Resta altro che provarla io e Dani e vediamo se riusciamo a non ammazzarci, perché questa è totalmente diversa dall'Abarth, davvero. Cioè dentro il motore dell'Abarth, ma la trazione è completamente diversa. Una cosa bella che ha fatto Gianni è quello di mettere un tastino selettore dove possiamo andare a scegliere se avere le due ruote motrici anteriori o avere ovviamente tutte e quattro disponibili. Ragazzi, adesso salgo io alla guida, la provicchio ovviamente, non posso pensare di andare come andava lui, assolutamente no, e vediamo se come prima cosa riesco a partire, perché bisogna sentire com'è la sensibilità della frizione, perché come vi ho già detto monta una frizione in rame dedicata e vediamo com'è. Ok, stacca molto abbastanza alto. Dove vado? Là. Ok, il volante è bellissimo. Il volante sicuramente è molto bello da usare, soprattutto molto più bello anche quello della 500, che tende a essere molto più infossato, invece questo qua secondo me l'altezza è giusta, la frizione è bella, la frizione devo dire che non è male. La cosa bella che me ne sono accorto subito quando la guidavi te è che ha una buona risposta ai bassi nonostante abbia la 1446. Mi è sembrato che avesse poco turbo lag. Te cosa dici, Dan? Ha avuto abbastanza poco turbo lag. Secondo me ha fatto un lavoro spettacolare in mappa per avere così poco turbo lag. Che bomba, raga! C'ha veramente un bel tiro. Poi la cosa che è molto bella è che essendo 4x4 non pattina, scarica tutta la potenza subito e è molto 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 sfruttabile, è veramente sfruttabile. Ovviamente con la 500 che tende a essere veramente tanto nervosa, alle volte è difficile da gestire, mentre con questa a mio parere c'è la possibilità di andare veramente forte e riuscire a sfruttare bene tutta la potenza della macchina. Cioè guarda, c'ha veramente poco turbo lag, cioè no, vi dà una confidenza con l'asfalto spettacolare, perché la trazione vi dà un feeling spettacolare secondo me. Bene ragazzi, abbiamo visto la descrizione tecnica che abbiamo fatto stamattina, la prova comunque abbastanza introduttiva che ha fatto il nostro Gianni, nonché proprietario della carrozzeria che trovate qui sotto in descrizione e ovviamente proprietario anche di questa bellissima Panda. Se devo raccontarvela
qua dal basso, dal basso verso l'alto, ma l'impressione che hai quando la guardi sembra, vabbè, magari una Panda un po' con un wrap, questo qua ha messo semplicemente 2-3 cerchi, quindi hai una bassa aspettativa, la provi, ci sali, sali con qualcuno che la sa veramente sfruttare tutta, diciamo che lungo il percorso nel quale salite sulla macchina e sentite effettivamente la sua anima, il suo corpo, come sfrutta la strada, la sua trazione, è tutta un'emozione in salita in maniera esponenziale, quindi partite dal basso verso una grandissima aspettativa, una grandissima emozione, bellissima, a me ha impressionato tanto. Beh, ragazzi, adesso non resta altro che prendere il nostro Gianni e fare due considerazioni finali. Non posso che ringraziare Gianni per avermi dato la possibilità e la fiducia nel portarvi questo primo contenuto, come vi dico che è il primo video di presentazione. Beh, io ringrazio te e ringrazio voi che già il nostro Daniele vedere, che può venire se vuole. Esatto, già vedere alla prima partenza i sorrisi, perché io acceleravo ma guardavo voi, lui dallo specchio e te a fianco, è quello che mi fa godere, perché vedo, cioè, come la gente si diverte, anche la gente abituata, voi comunque siete in questo motorsport con queste auto qua e avete idea, avete visto che cos'è un pandino, che cosa può diventare. Quindi, inaspettabile. Grazie a voi, e non sarà finita qua, perché adesso vediamo con lo step 2 cosa riusciamo a fare. Naturalmente ci vuole un po' di tempo, perché mettiamo a punto questa qua e vediamo di divertirci quest'inverno con la neve, che è il suo pane. Perché secondo me il terreno sporco è il top per questo quattro motrici leggero, con questi cavalli, con questo sistema di differenziale. Quindi adesso divertiamoci con questo, ma aspettatevi di peggio, di così. Io, ragazzi, so perché ci ho spiegato prima, ma non vi spoilerò niente. Come vi ha già detto Gianni, questo qua è il primo di tanti video. Prossima volta andremo sul ghiaccio pregelato e lì penso che si vedrà praticamente la vera natura di questo progetto, che, come abbiamo già detto, è ancora in evoluzione, e chissà, già così è spaventosa, ragazzi, chissà quando migliorerà ancora di più. Adesso giochiamo con questa quest'inverno, la mettiamo a punto e poi facciamo lo step 2 per sarà qualcosa prossimo. Di fenomenale, ragazzi. Vabbè, ragazzi, non resta che salutarvi, ringraziare di nuovo Gianni per l'invito e per la fiducia. Grande. Bellissimo, ragazzi, veramente. Spero con questo primo video di avervi un po' raccontato, avervi raccontato un po' la passione che ci sta dietro questi progetti, che secondo me sono fenomenali, soprattutto ai giorni nostri. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi alle notifiche per non perdervi i nuovi video, soprattutto quello magari nuovo con lei, quando lo registreremo ve lo pubblicherò per voi. Nei link, come vi ho già detto, qua sotto trovate il link Instagram, un sito internet in caso se ce l'hai, della carrozzeria e dei lavori che lui effettua, che non sono, ragazzi, assolutamente dei lavori così banali. Lui restaura anche macchine di un certo tipo, come abbiamo potuto vedere. E ragazzi, ci vediamo alla prossima, spero ancora che vi siate divertiti e al prossimo video. Noi sì, ciao. Un sacco. Tantissimo.